giusto per contestualizzare un attimo l'edificio in cui abbiamo fatto la conferenza, proprio alla vostra sinistra, quell'edificio giallo con le finestre verdi, è quella che viene chiamata la palazzina storica o palazzina del comando. Come dicevo prima, mentre venivo appunto in qua, è la palazzina in cui l'8 novembre del 1917 si fermò il convegno interalleato dopo la disfatta di Caporetto. Qui dentro si decisero le sorti della prima guerra mondiale, infatti si decise di conseguenza di portare avanti la resistenza sul Piave, che cambiò effettivamente poi il risultato della grande guerra. Quindi diciamo che gli edifici asburgici, questo, quello dove eravamo noi sottotetto, questa che è il padiglione ufficiali asburgico in fase di restauro, come vedete hanno ricercato anche i colori originali con una raschiatura millimetrica per vedere il primo strato di colore che dava l'esercito asburgico agli edifici. Beh, questi caratterizzano le schiere del Garda, gli edifici militari, come diceva giustamente il professor De Luca, diceva che sono infrastrutture militari, ma si inseriscono queste infrastrutture come fosse una matriosca. Vedete una matriosca, che sono tante matriosche una dentro l'altra. Peschiera è così. Dove stiamo navigando adesso, dove passeremo dopo, ci sono tutti i resti del villaggio palafitticolo, quindi dell'età del bronzo, che era il più importante dell'età del bronzo. Infatti l'epoca Peschiera Zeit individua proprio un periodo storico preciso, che era il periodo dell'età del bronzo, e Peschiera era un centro metallurgico importantissimo. I manufatti, la modalità con cui venivano forgiati, lo stile, si ritrova anche nel nord d'Europa fino a Cipro. Quindi vuol dire che le comunicazioni anche al tempo dell'età del bronzo, su acqua probabilmente, erano effettivamente già portate a massimi livelli. Oggi magari non possiamo immaginarci che 2500 anni prima di Cristo, 3000 anni prima di Cristo, si potesse arrivare a una tale via di comunicazione. Assolutamente sì. E Peschiera coniava già una modalità di arte di forgiatura dei metalli particolare. Su quelle persistenze poi si costruì anche il villaggio romano. Alla vostra destra, dopo, sulla piazza, ci sono i resti del borgo romano di Peschiera. E proprio qua, al di là di questo caseggiato, passava la via Gallica. Nei lavori di restauro degli anni 70, fatto gli scavi, si sono trovate migliaia di gioviano e proprio il selciato della via Gallica. Ci passiamo sopra anche in barca, perché passiamo proprio sul ponte romano in legno, che era il proseguimento ad acqua per attraversare il Mincio, proprio della via Gallica, proprio per rimanere anche nel tema di oggi. E questo è il canale centrale, si chiama canale di mezzo, il canale centrale che taglia Peschiera in due. Sono due isole Peschiera, non è un... è un'isola di fatto. Il centro storico è un'isola, due isole, a mia destra l'isola con l'abitato civile, a mia sinistra l'isola con l'abitato militare, che sono abbracciate, proprio abbracciate, veramente fisicamente, dalle mura cinquecentesche. Quindi diciamo è di fatto un'isola, quindi si pone, un'isola artificiale comunque, si pone proprio in una situazione perfetta come zona militare, perché è circondata dall'acqua, murata all'inizio del fiume Mincio che percorreremo e alla fine del lago di Garda, quindi migliore via di comunicazione in effetti non esiste. E quindi adesso accelero un pochino, sennò qua facciamo sera. Passiamo adesso sul ponte dei Voltoni, e questo ponte dei Voltoni fa parte della cinta muraria rinascimentale della Repubblica di Venezia di Peschiera. Questo ponte è un ponte ed è anche sistema di difesa. Infatti adesso quando passeremo sotto capirete che spessore ha. È un ponte, un terrapieno, un sistema difensivo e il collegamento proprio dalle due isole. Quando si pensa a un ponte si pensa a una struttura abbastanza delicata, sospesa e fragile. Questo è un ponte che ha resistito a bombardamenti e che ha circa 5 secoli e, come vedete, è perfettamente integro nonostante, ripeto, mezzo millennio di vita. Adesso capirete anche perché entriamo e apprezzate la profondità. Sopra la vostra testa c'è il terrapieno, quindi un riporto di terra che rende la struttura solidissima e veramente a... resistiva anche agli impatti delle bombe, anche delle bombe più moderne. Poi vediamo gli effetti delle bombe della Seconda Guerra Mondiale su una struttura del Cinquecento. Vi faccio vedere proprio una chicca. Ecco, noi eravamo alla conferenza là, dove ci sono quelle finestre. Vedete, queste sono... è un lavoro che è stato fatto dall'esercito asburgico su una preesistenza delle mura cinquecentesche veneziane, che hanno scavato, hanno costruito il sottotetto. Noi eravamo su quelle finestre, vedete, rettangolari sottili, eravamo proprio là dentro. Capite come è inserito come una matriosca dentro un altro sistema difensivo cinquecentesco, che a sua volta sorgeva su una zona romana di controllo della viabilità fluviale e addirittura prima era un centro metallurgico importantissimo.
noi eravamo dentro il sottotetto, ripeto, caserma d'artiglieria, e questo è il bastione San Marco. Peschiera, sapete, è una fortezza pentagonale, 5 punte. Ogni bastione ha un nome, questo è il bastione San Marco. C'è chi dice perché guarda un po' verso Venezia, ma questo sinceramente non abbiamo mai avuto questa grande, non c'è neanche una gran ricerca riguardo, però questo è il nome. Una peculiarità, una cosa strana che spesso scappa alla vista. Vedete, io parlo molto in modo molto semplice, vedete quante toppe ci sono sulle mura? Cioè mattoni di colori diversi, come fossero tipo tante cuciture. Quelli sono gli effetti dei bombardamenti delle guerre risorgimentali. Un fronte di bombardamento enorme, proprio molto molto attivo, era proprio davanti a noi, dove c'è il Forte Mandella. E quindi la gittata colpiva questa zona qua. Come vedete è stata poi alla bene meglio rattoppata, ma il sistema murario ha resistito molto bene. La parte bastinata di angolo dove c'è il saliente, vedete che quella zona che ha subito un bombardamento molto intenso, probabilmente tutta la cinta sopra il cordolo in marmo è crollata, ma è stata poi ristrutturata, come vedete, successivamente, e oggi comunque, se non ci si fa caso, non ci se ne accorge neanche. Però porta i segni di una fortezza militare. Questa è una cosa che secondo me è bello, anche perché la storia ci consegna con queste piccole cuciture una testimonianza di quello che fu. Questo è il saliente del bastione San Marco. Saliente perché questo è marmo rosso Verona, quindi la parte del saliente, la parte angolare, come fosse la prua di una nave, è la parte ben resistente, tutta in marmo. Poi all'interno abbiamo due strati di cotto, quindi di mattone, tra l'altro mattoni a chilometro zero, li facevano qua a località Fornaci a Peschiera, li cuocevano con l'argilla del Lugana che avete bevuto prima, perché l'argilla, la terra del Lugana è ricchissima di minerale e ha conferito a questi mattoni una resistenza eccezionale. Questi sono mattoni del 500, non li abbiamo sostituiti. Se voi andate a Palmanova, che è la sorella gemella della denominazione UNESCO, e io sono andato più volte a vederla perché mi piace, i mattoni purtroppo si stanno disgregando. Proprio hanno una... si rovina, ma lo dicono anche gli stessi amministratori di Palmanova, che hanno un grosso problema di manutenzione. Probabilmente i terreni qua, molto argillosi, ma soprattutto molto ricchi di metallo, hanno reso l'impasto, quindi la cottura del mattone, del laterizio, veramente resistente. Guardate, sembrano messi giù, se io facessi una pulizia veloce, questi sarebbero come messi giù ieri, ma hanno 500 anni quasi. Ecco, la fortezza cominciò la sua costruzione reale nel 1550. Nel 49 arrivò l'avvio dei lavori, nel 50 già si cominciò il lavoro. Questa è Porta Verona. Porta Verona è l'ingresso principale della fortezza, ok? Quindi proprio questa è la porta, è veneziana per antonomasia, quindi l'ingresso, il leone marciano sopra, con una particolarità che in pochissime porte venete è presente, cioè un'iscrizione sulla trabeata sopra il leone, che in sintesi massima, resa anche un po' in italiano comprensibile, che questa eccessa immagine del leone ti dissolva per provocare i veneti, perché contro un nemico hanno il vigore del leone. È un riassunto per, come si dice, far capire meglio il concetto. Era l'immagine della forza della Serenissima tradotta in un monito di per evitare il conflitto, in un certo senso, per cercare di far desistere l'aggressore nel voler entrare e comunque cominciare una battaglia con la Serenissima Repubblica. E questo era un avamposto importantissimo. Anche qua, vedete, è un rosso Verona, l'abbiamo restaurata nel 19, l'effigie marciana mancava fino al 2019, dal 1797, ovvero quando la Serenissima cadde, Napoleone fece distruggere tutti i simboli della Serenissima, giustamente anche, al tempo si faceva, era una cosa che veniva fatta, e quindi tutti i leoni marciani, quasi tutti quelli che incontrate anche a Venezia ma anche nelle altre città, spesso sono ricostruzioni. Qui avevamo un grosso foro centrale, quindi non abbiamo neanche trovato un pezzo del marmo originario del leone di San Marco, è stato completamente distrutto, probabilmente o disperso tutti i pezzi o ridotti in polvere. Abbiamo fatto uno studio in accordo con la soprintendenza per cercare di costruire la corretta immagine, anche la corretta inclinazione dello sguardo del leone, perché anche quello è importante capire se era andante a destra o a sinistra. La scultura è 10 tonnellate in marmo coerente con quello che veniva usato, perché abbiamo preso i resti di alcuni leoni, abbiamo fatto analizzare i marmi, abbiamo scoperto le cave, abbiamo preso da là. Il blocco originario era 14 tonnellate, da cui è uscito poi questo lavoro, che è veramente secondo me un'opera d'arte, perché se lo ve lo guardate bene, lo scultore ha reso anche la parte delle costole del leone, se guardate la parte del torace, e anche sulla parte degli artigli, ha fatto un lavoro veramente eccezionale. E questo è il risultato di una collaborazione che abbiamo chiesto all'Accademia delle Belle Arti di Verona,
abbiamo chiesto di fare un concorso con i migliori studenti, ha vinto una ragazza che si chiama Camilla Biancotto che ha realizzato questa immagine. Poi lo scultore l'ha recuperata in immagine e l'ha scolpita a seconda di questo modello che ha vinto tra tantissimi modellini che sono stati creati in Creta. Ed era una ragazza veramente che adesso ci avrà qualcosa che... ha un biglietto da visita scolpito sulle mura UNESCO, penso che... 2019, abbiamo inaugurato allora. Se adesso fate caso, anche qua sono cosette magari simpatiche, ma sui bordi, soprattutto sulle parti angolari, quindi sui salienti, vedete che ci sono delle rocce riportate, tantissime rocce ammassate. Questa era una modalità veneziana di protezione dalle correnti, perché tutte le parti bastionate dove l'acqua fa un ricircolo idrico, se non si ha un sistema di protezione si erode pian piano e quindi cosa succede? Manca il terreno di sostegno e rischia che crolli. Ma a maggior ragione si faceva questo sistema di rocce, poi ne vediamo meglio. Perché? Perché queste mura sono sorrette da palafitte in legno. Cioè, queste mura stanno in piedi per una palificata alla veneziana. Quindi si scavò, si piantarono centinaia di migliaia di pali, si costruì poi di conseguenza un pianale in legno in asse, si portò un piccolo materiale, diciamo, lapideo molto piccolo per stabilizzare e poi da lì si cominciò a costruire i basamenti in marmo per alzare le mura. Quindi rimangono tutte su palafitte in legno, alla veneziana proprio, perché questo era lo stile costruttivo. E se guardate la linea dell'acqua, vi rendete conto come, nonostante tutto, abbia mantenuto una degna stabilità, nonostante, insomma, 5 secoli è in acqua. Quella cosa incredibile, secondo me. Ed è il bello e il brutto di questa fortezza, perché capite che ogni intervento che dobbiamo ipotizzare di restauro dobbiamo provvederlo dall'acqua, ed è piantare un cantiere sull'acqua, vi assicuro che a livello soltanto di realizzazione del progetto è veramente complicato. Vi dicevo prima della parte dell'anima, diciamo, dell'età del bronzo di Peschiera. Questo canale fu scavato dall'esercito asburgico, canale da dogana. Prima questo canale non esisteva. L'acqua entrava sulla destra, infatti vedete la differenza di questo vaso, di questa piccola infrastruttura. Abbiamo una zona in cemento e una zona in marmo, la vedete là? Era là che entrava il piccolo canale che poi circondava la fortezza, passava di qua e costeggiava a destra. Tutto questo che stiamo adesso vedendo è stato costruito in parte dagli asburgici a metà dell'Ottocento e con i grandi lavori di restauro idraulico dei primi del Novecento. Scavando questo canale e scavando il canale dove c'è la Navigarda oggi, hanno cominciato a trovare dei reperti. Da prima pali in legno, poi fibule, poi anelli, poi punte di freccia. E lì fortunatamente l'esercito asburgico aveva degli ufficiali molto attenti anche ai reperti archeologici che hanno capito l'importanza di questo sito e hanno cominciato a catalogare. A Vienna vi è una zona dedicata appunto alla dei bronzi della Peschiera, in cui ci sono tantissimi reperti che ricostruiscono questa storia. Adesso ce le vediamo un pochino, così vi porto all'interno di un altro canale. Infatti vedete il ponte dei Voltoni adesso dalla parte, diciamo, sud, che è quello che siamo usciti. A destra abbiamo, su questo bastione che poi prosegue col bastione dei Querini, l'isola di destra, che è la parte militare, e dal ponte, che questo è un collegamento, capite che quando vi dicevo un ponte è un po' sui generis, perché è un ponte ma anche una fortezza allo stesso tempo, la vedete da qua, rende molto l'idea, è proprio più che ponte è una fortezza, però ci si passava in mezzo, mentre la parte di sinistra, dai volti a sinistra, è proprio la parte civile fondamentalmente. Adesso passiamo tra un attimo sopra il ponte Belgioioso, che era un ponte del periodo medievale, quindi XIII secolo, che era il proseguimento in acqua della Via Gallica fondamentalmente, un piccolo tratto di mincio. Questa parte era comunque esistente anche allora, perché, ripeto, tanti canali sono stati scavati in modo artificiale. Quello che percorreremo tra un attimo è stato scavato artificialmente. Adesso vi faccio vedere proprio i basamenti del ponte Belgioioso. Tra l'altro adesso abbiamo il lago che è circa 26 sopra lo zero idrometrico, quindi ha raggiunto i minimi livelli da 15 anni a questa parte quasi, perché i picchi peggiori sono stati 2003-2007 di siccità. E quindi abbiamo, vedete davanti a voi alla vostra destra, i basamenti di questo ponte medievale che sale. E ho fatto collocare anni fa una ricostruzione con una tabella che è presa da un libro di archeologi che hanno fatto gli studi e i sondaggi proprio su questo ponte, che vi fa capire com'era la struttura di Peschiera del Garda pre-Rinascimento, quindi pre-mura magistrali
rinascimentali. Adesso ci avviciniamo, sempre se non ci incastriamo da qualche parte, perché l'acqua è tanto bassa. Questi sono i basamenti, vedete come sono emersi. Quello là che apre l'aria, un cormorano, fa un po' il pavone, ma è lo stesso. Cigni, un airone cinerino, c'è un po' di tutto. Eccolo qua, come vedete questa era la struttura proprio originaria del ponte. Ecco, la parte nell'angolo della foto di destra, in angolo in basso a sinistra, è la parte davanti a vostri occhi. Quell'altra parte del torrione si sarebbe trovata esattamente sulla punta di quell'isolotto di là. Quindi questa era proprio l'entrata alla fortezza di Peschiera, che era come Castelvecchio, più che un'entrata era una zona d'uscita in caso di emergenza. E fondamentalmente questo, ecco, provate a immaginare il castello di Sirmione come idea, o quello di Valeggio, ecco, l'aveste visto salire proprio qua. Se guardate proprio adesso, visto che stanno facendo i lavori di restauro, questo non c'era il mese fa, hanno disboscato intorno, vedete quella parte di sasso che sale tra le erbe? Quello lì è il Cavaliere della Rocca, ovvero la torre medievale del castello di Peschiera, che è stata mozzata chiaramente quando sono state costruite le mura. Adesso che hanno tolto tutta la vegetazione si può apprezzare quel concetto che vi ho detto di matrioska, una cosa dentro l'altra. Entrando là sotto vedete la parte della torre romana, quindi proprio la costruzione romana, la parte medievale che lo ingloba, la parte rinascimentale e la struttura di contenimento del periodo asburgico ottocentesco, una sopra l'altra. Infatti quello del bello proprio qua è che in così poco spazio c'è veramente di tutto. Beh, infatti, ma non c'era il mese scorso, hanno fatto una pulizia adesso. Prego. Cosa? Cioè era tutto. Gli anni che sono qua non mi ricordo. Sì, sì. Mai. Vedete che la struttura è tipica medievale della come sono state allineate e la costruzione proprio tipica. E voi immaginatela, adesso io non ricordo le misure esatte che ha fatto la stima con gli sondaggi archeologici, però calcolate una torre di un castello come Sirmione. Ecco, l'abbiamo visto qua in alto. Questi fori che vedete sulle mura, vedete questi buchi? Sono le granate sganciate dagli alleati quando hanno distrutto il ponte ottocentesco doppio che c'era qua una volta. Hanno distrutto la linea ferroviaria Ferdinandea con i bombardamenti degli alleati nel 44, se non vado errato. E ovviamente nel lancio alcuni hanno accettato le mura e hanno, come vedete, adesso non posso avvicinarmi perché c'è troppa l'acqua troppo bassa, ma lì potreste vedere come una radiografia delle mura, quindi due strati di laterizio, la parte di sasso e in alcuni casi dove è più profondo la parte di terra, quindi laterizio, sasso, terrapieno, base in marmo rosso Verona, lo vedete adesso che è anche tagliato, lo vedete la parte bassa che tocca in acqua, ci sono i basamenti in marmo, poi roccia con questa malta biologica che si usava allora e dopo tutto terrapieno e fondamentalmente ha tenuto anche a quello, quindi la modalità costruttiva era più che buona, ecco. Adesso entriamo nella fossetta, che è il canale, un attimo solo che, ok, è uno dei canali artificiali che furono scavati nel periodo medievale per cominciare a circondare il castello da una fortezza d'acqua, quindi difensiva. Devo riuscire a centrare bene perché tra secche e tutto. Ah, tra un po' ce ne accorgiamo. Molto poca. Ah, sì, sì. Sì. Vedete anche qua, abbiamo questo è il bastione Cantarani, il saliente, come sempre, la grande massicciata di sasso sotto, a protezione della corrente, che in questo caso ce n'è poca, però. Mentre a sinistra c'è la controscarpa veneziana, quindi la parte, diciamo, di contenimento del canale, a difesa della fortezza. Purtroppo vedete questa zona un po' abbandonata, perché questa è sempre stata zona militare. La 30 maggio, cioè quello che era l'ospedale asburgico ottocentesco, diventato poi carcere di Peschiera, è sempre stato in gestione militare, quindi del Ministero della Difesa, e non hanno mai avuto questo gran... non è una critica, capisco che avevano altre priorità, però non è mai stata manutenzionata, ecco, quindi... La troviamo così. Le parti invece in gestione comunale, fortunatamente, riusciamo a tenerle ben pulite, poi vedete la differenza. Questi sono i resti dell'effigie marciana, vedete in alto a sinistra la testa, le ali in alto a destra e il corpo del leone marciano, del leone di San Marco.
ed è quello che rimane dello scalpellamento dopo il Trattato di Campoforme, quando l'editto napoleonico disse ok, le immagini della Serenissima debbano scomparire ovunque. E quindi con Franco, che è il social media manager di Turismo Peschiera con cui lavoriamo, facciamo promozione, anche adesso stiamo registrando qualcosa che poi mettiamo sul canale di promozione turistica della città, con il drone ci siamo avvicinati proprio là sopra e si vedono proprio ancora le ferite dello scalpello, proprio il segno netto della scalpellata che venivano inferte allora, proprio si vedono perfettamente. Si vede la differenza del cromatismo del marmo tagliato, è una cosa un po' particolare. Questa è la zona che adesso verrà riqualificata, bellissima questa parte qua. Si accede dalla via 30 Maggio, proprio dove c'è l'ospedale, si passa dentro le mura e si accederà a questa parte qua, che è una darsena. E la cosa bella, anche qua, la vedete adesso, tra qualche mese probabilmente non la vedrete più, è una storia che va persa, purtroppo. Però questa vasca che vedete in cemento, vedete, questa è una vasca, c'è questa qua davanti, questa qua, esatto. Vedete che c'è una casa diroccata, tutta coperta da vite americana. Questo era uno stabilimento ittiogenico. Ok, uno degli ultimi stabilimenti ittiogenici dove si riproduceva il pesce. Queste erano le vasche dove il pesce veniva poi mantenuto e accresciuto. E questi pilastri qui, vedete, erano i pilastri che tenevano la copertura, dove all'interno c'erano i secchi di zug, dove si venivano fecondate le uova del pesce che veniva preso. Fatti a crescere, gli avannotti inseriti in queste vasche, vedete che hanno ancora le corsie, quindi ogni corsia delimitava una vasca in cui per i vari accrescimenti, poi quando arrivava il momento veniva venduto o liberato. Quindi è veramente l'ultima testimonianza degli stabilimenti ittiogenici. Peschiera, già il nome vi fa capire che fa parte proprio del DNA della città, assolutamente. Ci sarà accesso? Prego? Sarà accessibile? Guardi, accessibile a tutti, pubblico. Ah. Sì, sì, no, nell'accordo. Esattamente. L'accesso, vedete che c'è un buco là? Quello sarà ampliato, è l'accesso che passa all'interno delle mura, dalla via 30 Maggio che è in centro, si accede, si passa dentro le mura e poi si arriverà qua. Quindi sarà una zona verde che sarà ad uso pubblico, ecco. Vedete la zona militare, quando finisce ve ne rendete conto da soli. Perché a un certo punto tutta la parte vegetativa sparisce e con difficoltà però si cerca di mantenere. Ma non lo dico veramente con un intento polemico. È che purtroppo l'abbandono prolungato fa sì che gli alberi, aumentando il volume delle radici, gonfino e rompano tutta la parte muraria, ed è una volta rotta recuperarla è un dramma, perché tutti i vincoli monumentali, che per fortuna in un certo senso a volte sono un problema, ma per fortuna esistono, rendono tutti i recuperi veramente complicati nella redazione del progetto proprio. Però per fortuna ci sono, perché almeno siamo sicuri che tutto sia mantenuto. Questo è il bastione Feltrina e questo fu il primo ad essere costruito. Quando nel 1550 fu costruita la fortezza, qui un certo Guidobaldo II della Rovere, che era il comandante in capo dell'esercito allora, è lui che decise di costruire la fortezza su Peschiera e non fortificare altri paesi del Garda. Si volle fortificare solo Peschiera proprio per il discorso di via di comunicazione, perché si diceva che chi detiene il controllo di Peschiera detiene il controllo del Garda. Qui piantò il primo palo. Il primo palo, qua si cominciano a tirare le misure, qui sorse il primo bastione. Adesso, quindi questa è la cortina del bastione Feltrin, vedete che manca qua a un certo punto? Qua cosa è successo? Nel 35, quindi 1935, cosa succede? Si decide di fare un po' di lavori di sistemazione, un po' di scavo per rendere i canali più pervi, togliere un po' di fango, e quindi avanti con i lavori di scavo. Soltanto che allora le maestranze non erano formate come oggi. Lo scavo lo fecero troppo ridosso, tanto che erosero la palificata in legno sotto, quindi la parte palafitticola. Cosa successe? Pochi anni dopo si staccò la prima fetta, poi tutta questa fetta qua, è gigantesca, ci sono le foto nelle tabelle storiche, crollò dentro. Quindi abbiamo le foto del distacco, poi del crollo. Si dovette chiudere il canale, prosciugare completamente, mettere una piccola ferrovia per riportare tutto il materiale, riscavare tutto e poi lo terrazzarono. Però almeno adesso abbiamo l'idea della profondità del bastione o della cinta murale, quindi vi rendete conto anche del volume. E qui avremmo trovato degli archi in sasso, che erano i contrafforti, che hanno sistemi di assorbimento del peso e di sostegno delle mura, perché vedete che hanno un'inclinazione le mura. Se voi guardate davanti a voi c'è il bastione Tognon, vedete che non è perpendicolare il sistema difensivo, è inclinato.
ed è la differenza sostanziale tra le mura rinascimentali alla moderna e quelle medievali. Medievali alte e sottile, quelle rinascimentali perché arrivò la polvere da sparo, le armi d'offesa, i cannoni, quindi ci deve servire un muro più basso, più grosso e in grado di dissipare l'impatto delle armi a scoppio e quindi scaricare il peso. Ecco che le città medievali avevano mura non più in grado di sostenere le armi d'offesa, tutte le fortificazioni della moderna avevano questo sistema, che è nella sua semplicità assolutamente ingegnoso. Salve signora, salve, salve, non li conosco, ma è sempre bello salutare. Siamo sotto il ponte di Porta Brescia, questo è un ponte settecentesco di Anton Maria Lorgna, che entra proprio nel sistema della Porta Brescia o Porta di Campagna, la porta secondaria. Vedete che non è, non si può dire che è bella. Quello che trasmette però è forza e resistenza. E ci pensate, è arcigna, bassa ma non ha ornamenti, non ha archi, non ha colonne, è fatta apposta per essere difensiva, anzi la porta sembra ancora più robusta delle parti laterali, cioè dà l'idea ancora più di forza e resistenza. Che poi è quello che serviva alla fortezza. Qui si ritrova perfettamente il concetto di struttura puramente difensiva, e questo lo era. Di cosa? La Porta Brescia c'era qualcosa? Ah sì, scusa, sì sì, c'era anche lì l'effigie, sì sì sì. Calcolate che la porta è stata rimaneggiata nel corso dei secoli parecchie volte, quindi era leggermente più alto l'arco e la parte dell'effigie aveva un'altra edicola sotto, più piccola, in cui c'era una parte scritta e sopra l'effigie marciana. Il 1° dicembre piantiamo il cantiere anche qua e parte il restauro di questa porta. Quindi il 1° dicembre dura circa 6 mesi, porteremo il tetto e le parti come erano nel 500 progetto originario e ricollocheremo anche lì un'effigie rifatta, ma soltanto per spiegare alla gente che viene, fargli fare una domanda, perché se non c'è niente che coglie l'attenzione, una persona passa, guarda e va oltre. Invece mettere determinati punti che stimolano anche un po' la domanda, fornendogli poi tutti i supporti, anche con l'infopoint con cui insomma stiamo facendo un bel lavoro di informazione, seppur poco, un'informazione è sempre bella portarsela a casa. Non è che bisogna fare una visita guidata come questa, basta anche 2 righe, un'informazione veloce ed è sufficiente. Allora, adesso siamo a posto, torniamo indietro tra un attimo, perché qua non ci passo più. Questo è il bastione Tognon, vedete, questo è veramente ben conservato, addirittura quasi sembra che ci sia ancora la malta a copertura originaria. Vedete questa edicola? Qui anche qua c'era un'effigie marciana. Vedete anche il corpo, ali e testa. E questa è veramente, diciamo, ben conservata, più che altro l'edicola è ben conservata. E poi si nota veramente bene l'imponenza, ecco, di questa struttura. Ovviamente, ecco, ripeto, ha delle problematiche non da poco, perché per esempio questa zona che fu abbandonata e poi rivolta, diciamo, più in ombra delle altre, vedete come cresce la vegetazione. Ogni volta che cresce le radici entrano tra le fessure, tra le malte, smottano, mobilizzano i massi ed è un problema. Adesso qua che vogliamo ristrutturare, dovremo ristrutturare facendo uno sbancamento da dentro per arrivare davanti, quindi capite che sono... Ecco, le corporazioni di imprenditori che ha detto il professore prima, sarebbe bello che ci vedessero dentro qua per capire che investire su queste cose qua vuol dire investire sul futuro e il futuro del turismo del Lago di Garda passa da qua, perché i parchi divertimento, seppur importanti, non saranno eterni. Invece questo che caratterizza il Lago di Garda è la storia e la cultura, non c'è niente da fare. Quello che ci differenzia dalle altre grandi destinazioni turistiche internazionali è che noi abbiamo una storia incredibile. Se fossimo in grado appena di finanziarla e saperla raccontare, che vuol dire non spaventare le persone con storie eccessivamente pesanti che allontanano e portano solo una elite a conoscere, ma renderla fruibile a tutti in modo leggero, è lì che si vince. Ed è lì dove magari anche l'imprenditoria vede la possibilità di dire, beh, perché no investire anche su queste cose? Perché possono avere un riscontro a lungo termine di appeal e tutto. E quindi il concetto è anche come si raccontano le cose, secondo me. Perché se no si rischia veramente di essere ridondanti e essere eccessivamente macchinosi. Invece qua abbiamo bisogno di velocità, di fondi, ma cosa che sta accadendo, fortunatamente sta andando bene. Quindi ce la facciamo. Adesso ci giriamo, facciamo un veloce ritorno, vediamo un'altra piccola cosa e poi vi libero così. Con oggi siamo a posto. Sì, sì, questi sono, sì, questo è
diciamo tutto quello che le acque di giardinaggio, tutto quello che serve per irrigare, sono tutte convogliate qui, entrano e si scaricano qua, ma abbiamo un sacco di scarichi acqua. Non sono scarichi fognari fortunatamente. Perché anche qua, un piccola parentesi, il lago di Garda negli anni 80 si dotò di un sistema di depurazione interlacuale, interregionale. Cosa vuol dire? Tutti gli scarichi prima degli anni 80, come in tutta Italia, e in alcuni paesi purtroppo ancora adesso, andavano a lago. La fogna si scaricava a lago. Adesso sembra una cosa da dire, però era la normalità. Quando non esistevano i depuratori, i sistemi di collettazione, si scaricava dove c'era un corpo idrico. Il lago di Garda negli anni 80 si dotò di un sistema innovativo di collettazione, tutti gli esseri reflui sono depurati a peschiera e la qualità idrica del lago, che è tra i grandi laghi subalpini oggi la migliore d'Italia, è in classe A1 l'acqua del lago di Garda. Da Garda e Desenzano a nord la bevono, con un processo di depurazione di filtraggio semplice. Quindi capiamo che la qualità dell'acqua nel Garda è migliorata dagli anni 80 a oggi, in controtendenza rispetto ad altri bacini, ma questo per un sistema di depurazione. A volte sono cose che si vuole non dire perché è sporco, teniamo nascosto, invece no, è un motivo di, secondo me, di vanto correttamente, perché sono cose che ci sono, è inutile nasconderle. E fortunatamente qua sono state affrontate bene. Fortuna. Anche perché vi sarete resi conto, l'ha detto anche Pierluccio Cerese in apertura, il 40% del volume idrico disponibile potabile, idropotabile d'Italia è il lago di Garda, di acque di superficie. Il 40% a livello nazionale è una risorsa strategica. Oggi ce ne rendiamo conto poco, probabilmente tra 20-30 anni le cose cambieranno e la percezione del lago non sarà più solo meta turistica, ma sarà anche risorsa strategica da bere. Ed è una cosa da non dimenticare mai, questo concetto, perché purtroppo è reale. Così andrà a finire sicuramente, così è scritto. Ecco, adesso pian piano torniamo, ripassiamo sotto il ponte. Quelli, vedete che il ponte scende in modo degradando lì, sono dei lavatoi, qui sono stati costruiti quando hanno fatto gli scavi del canale che vi ho detto, che hanno distrutto, vabbè, mezzo bastione, ma per carità, cose che capitano. Questo è nei lavatoi, qui fino agli anni 50, e le massaie di Peschiera qui venivano a lavare i panni. Abbiamo delle foto stupende di archivio, in cui c'erano 10, 15, 20 donne con le loro barelle, si chiamavano, che venivano qua a lavare i panni, proprio su questi scivoli che erano i lavatoi di Peschiera. Alla destra e a sinistra dei lavatoi c'erano gli orti. Prima della reggimentazione idraulica della diga, che fu eretta nel 60, il lago si regolava naturalmente, adesso è a regolazione artificiale il lago di Garda, prima era naturale, l'acqua era circa un metro più bassa circa, e qui c'erano gli orti, quindi qui era terra emersa e qua la gente coltivava, ognuno aveva il suo piccolo appezzamento e si coltivava, erano gli orti della fortezza. Eccoci qua, questo invece è il tratto di ciclabile dell'Eurovelo 6 che congiunge in questo caso Peschiera a Mantova. Per chi ha un po' di gamba, 40 km andate da Peschiera a Mantova passando per Borghetto, che è uno dei borghi medievali più belli d'Italia, ed è uno spettacolo, tutta in piano, larga e soprattutto esclusiva, non è promiscua, è esclusiva per le bici, e che è una gran cosa, perché spesso si fa lo slalom tra... Invece vedete che insomma è frequentata, ma è frequentata anche d'inverno, sì. Poi adesso c'è questa vite americana che dà dei colori, sembra fatta con l'acquerello adesso, se ci fate caso, no? Sto rosso, porpora, il giallo, il verde, il marron delle foglie, sembra veramente un quadro. Probabilmente verranno tolte, proprio per una questione di staticità delle mura. Ah, queste vengono mantenute. Vengono mantenute, no? Sì, sì. Ma questo è sempre stato il mio posto preferito. Sì. Originariamente il sistema difensivo non aveva neanche un cespuglio sopra, era pelato perché doveva essere tale. Le piante sono il risultato dell'abbandono in un certo senso, suona strano. Anche se sono belle, tra virgolette, sarebbero da levare tutte perché sono. Sarebbero da levare. Certo, ma è quello il concetto. Solo che oggi toccare una pianta è rischiosissimo. Ve lo dico proprio da amministratore, abbiamo il sacro terrore. Perché se muore, sì, lo so, però. Lo so, ma. Sarebbe bello che diventi. Sì.
ma anche i camminamenti sopra saranno fruibili, quelli, pubblici. Perché io con i miei figli siamo andati a vedere con Maestro Bruno, sì, dentro le torri, forse quella romana, ciao, e quella medievale. Sì, ah. Sì, cioè, 40 anni fa, ogni tanto si faceva una cittarella. Certo. Qua sopra. Vabbè, insomma, un po' di ondina che si prepari per il lago. Non so che dicano, allora che viene in giro, la Zise, no, non esiste. Adesso provo a fermarmi un secondo su una parte di controbastione che è stato tolto, se non vado errato, circa un secolo e mezzo fa, e si vede sott'acqua il prosieguo, proprio le basamenti del bastione sott'acqua che vanno a chiudere il saliente del bastione del Cantarne. Ci passiamo sopra adesso e l'acqua, che è discretamente limpida, si vede bene. Adesso ve lo dico tra un attimo, appena ci arriviamo vicini. Ah, puoi dire. Sì. Era una zona un po' così, ecco, la fidanzatina. Adesso ci arriviamo, Vedete il prosieguo qua della parte in marmo, vedete che prosegue, comincia a ruotare, poi c'è una parte in cemento, ecco, se seguite la rotazione, ecco, adesso ci passiamo proprio sopra, eccola qua. Vedete adesso il basamento, ci passiamo proprio sopra adesso, eccolo qua, in acqua, sott'acqua, vedete che prosegue, sembra come una scalinata sott'acqua, va avanti, eccolo qua, è già in prua la barca adesso. Quindi immaginate questo controbastione qua, che proseguiva ruotando, eccolo qua sotto, guardate, eccolo qua, e chiudeva questo accesso qua, quindi era una specie di ruota scorrevole che chiudeva a protezione dei bombardamenti. Meglio distruggere la parte di controbastione che era lo scudo che la parte principale che rimaneva coperta nei punti più strategici. Bene, adesso pian piano vi porto a casa. Ah, tecnicamente il fiume Mincio comincia appena dopo i Sette Ponti. Quindi se noi passiamo con la barca dopo il volto è fiume Mincio. Qui è ancora Lago di Garda. Giusto una nota tecnica. La diga è 5 km da qua. L'edificio regolatore del Lago di Garda, quindi Ponti e Monzambano di fatto. Monzambano qualche chilometro più giù, ma... Ah, quando negli anni 90 vennero i subacquei archeologici a fare l'indagine del ponte, vi dicevo che qua c'era il ponte romano in legno, non me lo sono inventato, facendo i rilievi subacquei per catalogare il ponte, hanno scoperto le palafitte in legno, hanno fatto la datazione, era tra il secondo e il terzo secolo avanti Cristo, quindi questo era il ponte romano che è sul sedime del ponte medievale qua, e quindi ancora adesso sotto ci sono proprio i pali che risalgono proprio al secondo e terzo secolo avanti Cristo, che era il ponte in legno romano. Questi buchi è perché qua c'erano le inferriate che chiudevano l'accesso. Mentre questi buchi qua a destra e a sinistra erano i buchi in cui venivano messe le assi, ricoperto, e qui è fresco anche d'estate, tenevano derrate alimentari, qualcosa di poco deperibile qua dentro. Ci sono anche qua, vedete ai lati, si poteva camminare da una parte all'altra e per entrare in ogni volta con le varie zone in legno, come assi, tavole, tavolati, ecco. We'll be right back.